si parla spesso di energia e quasi tutti, io per primo, si pensa all'energia elettrica. In realtà, quando si parla di energia, si deve ricordare che si parla di energia elettrica, energia termica e energia per combustibili da autotrazione. Una delle prime cose che mi sono chiesto quando ho cominciato un po' di anni fa a seguire l'argomento è stato: ma quanta energia consumiamo in Italia? Perché io, come credo tutti voi, sentiamo spesso in televisione, in radio, leggiamo sui giornali parlare un po' tutti di energia e sparare delle cifre con unità di misura diverse tra di loro anche. Quindi credo che non sia facile per un cittadino che vuole capire un attimo di più le questioni che riguardano il tema dell'energia, intanto cominciare a capire quali sono le dimensioni. Qualcuno di voi, ad esempio, ha un'idea dei consumi energetici del nostro paese? Così, anche a spanne, come dicevo io sono a spanne, poi vi dirò dei numeri, sicuramente gli esperti mi diranno che sono un po' spannometrici, ma quando uno parla di qualcosa deve capire di che parla. Se parliamo del calcio, sappiamo più o meno le dimensioni di un campo di calcio, magari non sappiamo le misure, ma l'abbiamo visto, quindi sappiamo più o meno fare dei paragoni, no? Dire ma più o meno è grande come questa piazza oppure due volte quella piazza, abbiamo dei termini di paragoni. Io noto che sull'energia, soprattutto i giornalisti e la comunicazione, utilizza dei numeri spesso roboanti usando delle unità di misura piccole, se si vuole dimostrare che un settore è più interessante dell'altro o si sono raggiunti risultati importanti, uno dice, è come se uno dicesse, ah, io ho fatto, guarda, ieri ho fatto 1 milione di millimetri di corsa. Ah, 1 milione, capito, ma sono millimetri, adesso non so dirvi al volo quanti chilometri sono, però una cosa è dire quanti millimetri hai percorso correndo, un'altra cosa è dire quanti chilometri hai percorso correndo. Allora, se qualcuno ha un'idea, me la dica, se no vi dico cosa ho scoperto io, insomma, mi sono un po' memorizzato questi dati. Allora, vi ho detto prima tre tipi di energia: elettrica, termica e per combustibili. Per definire quanta energia elettrica consumiamo in Italia, uso il terawattora. Consumiamo 320-330 terawattora annui di energia elettrica in questo paese. È un po' in calo, era tra i 40, è un po' in calo perché c'è la crisi da una parte, e dall'altra parte c'è il lavoro che l'efficienza energetica sta facendo mangiando pian pianino i consumi, perché se ho delle macchine, delle lampadine, dei frigoriferi, delle lavatrici, dei macchinari nelle aziende che consumano meno perché sono più moderni, ovviamente avrò un consumo complessivo più basso. Quindi fate conto, 330 terawattora all'anno è il consumo di energia elettrica. Adesso trasformo i terawattora in megatep, milioni di tonnellate equivalenti di petrolio, per avere una uniformità di misura con gli altri due tipi di energia, termica e per combustibile. Allora, i 330 terawattora di energia elettrica diventano 30 megatep. Spanne, poi mi sgrideranno perché non è esattamente così magari. Però tanto per avere una dimensione, 30 megatep, milioni di tonnellate equivalenti di petrolio di energia elettrica, 60 di termica. Questa è una cosa che a me ha stupito molto, perché uno dice energia elettrica, e no, momento, è 30 di energia elettrica, 60 di energia termica, quindi per riscaldarsi, per tutti i processi industriali che hanno bisogno di calore, e 40 di combustibile, quindi 40 per far andare avanti i treni diesel, i camion, le auto, cioè tutto quello che è movimento, tutto quello che sono i motori che servono per l'autotrazione. Capite quindi che complessivamente parliamo di queste dimensioni. È importante perché poi delle volte, come vi dicevo prima, ci dicono e ci scrivono sui giornali e televisione delle cifre strane che fatichiamo a contestualizzare in queste dimensioni. Quando si parla di energie rinnovabili,
si parla soprattutto di energia elettrica, ma non solo, perché in alcuni casi, come nel caso delle biomasse, puoi fare energia elettrica e energia termica, cioè puoi produrre energia elettrica e calore, ma si parla soprattutto di energia elettrica. E allora, tanto per capire quanto vale l'energia rinnovabile all'interno di quei 330 terawatt-ora all'anno di energia elettrica che consumiamo, noi ne facciamo 100, sfioriamo i 100, ma attenzione, di quei 100, quindi 100 su 330, almeno la metà sono fatti dall'idroelettrico, ne restano una cinquantina, 40 e qualcosa, che dividiamo ancora tra, chiudo, faccio in fretta, poi ci sono delle domande, ma ci tenevo a spiegarvi questa cosa qui, che questi ulteriori 40 dividiamo ancora tra biomasse, eolico, geotermico e fotovoltaico. Il fotovoltaico, che è molto, si è diffuso molto in questi anni e che viene molto raccontato dai media, rappresenta circa, ci consente di produrre circa un 15-20 terawattora su quei 100 di rinnovabili. Non entriamo nel discorso dei costi, perché ci costa carissimo, però queste sono le proporzioni. Capite quindi che quando qualcuno in modo un po' semplicistico dice va, mettiamo dei pannelli solari, abbiamo risolto il problema, le dimensioni sono pazzescamente distanti. E capite anche quando, come diceva prima il dottor Biancardi, si immagina con il progetto Desert Tech di riempire il deserto di pannelli fotovoltaici o credo di pannelli di specchi a concentrazione solare per produrre energia elettrica e termica, e poi mandarlo in Europa con dei cavi anziché con dei tubi come si fa con il gas, affrontiamo un tema che è il tema della indipendenza energetica, perché è importante pensare all'energia come un fattore di pace e di dialogo, senza mai dimenticare però che c'è il tema dell'indipendenza energetica, perché così come qualche decennio fa gli arabi decisero di tagliare, di chiudere i rubinetti e lasciarono l'Occidente senza petrolio, è evidente che se non si è accorti, andare a produrre energia nel deserto per poi trasportarla qui, non più con i tubi come si fa con il petrolio o con il gas, ma con un cavo, con energia elettrica, il giorno che ti tagliano il cavo sei di nuovo senza energia. Quindi ci sono tanti temi da tenere insieme. Il tema delle reti e il tema che tratterà il professor Garriba, che invece tratta proprio il tema delle reti energetiche nel Mediterraneo.